La tappa di oggi parte da San Piero a Sieve e passando per Trebbio, Tagliaferro, Badia Buonsollazzo, Montesenario, termina a Bivigliano. Dopo una colazione da favola e dopo aver riempito lo zaino di cibo, ci mettiamo in marcia per la tappa più breve di questa nostra Via degli Dei. Affronta subito la salita che ci porta al borgo di Trebbio con il suo antico castello medievale, oggi importante tenuta vitivinicola. Iniziamo a scendere per un'assolata carrareccia, guidando un variegato gruppo di viandanti, ma che scommetto non tarderà a superarci. Prima di arrivare a Tagliaferro, una necessità impellente di alcune delle nostre compagne di viaggio allunga di parecchio il gruppo e in mancanza di punti di riferimento Laura perde contatto. Fortunatamente le ricerche durano poco e con l'aiuto dei cellulari recuperiamo la pecorella smarrita. Le risate e le varie battute vanno avanti fino all'attacco della salita che porta alla Badia del Buonsollazzo. Continuiamo per Montesenario, l'omonimo monastero, sperando sia l'ultima vera fatica di questa tappa, ma anche quella dell'intero cammino. Una piccola riflessione alla Croce di Melago e poi di nuovo salire per il monastero. Il diradarsi della vegetazione ci offre, come al solito, incantevoli paesaggi sugli Appennini fiorentini, di gran lunga differenti da quelli bolognesi. Intercettata la strada che porta al monastero di Montesenario, ci incamminiamo, ancora in salita, verso il Sagrato, dove un morbido prato ci invita a riposare e a consumare il nostro lautopranzo. La fatica per salire la gradinata che porta al monastero mi toglie il fiato. Sento i muscoli delle gambe dolere e imprecare, ma sono così scarso? Poi osservo i miei compagni e mi consolo. Visitiamo velocemente il monastero, timbriamo la credenziale e ci tuffiamo in discesa verso Bivigliano e i nostri agognati alloggi.
necessità logistiche, il gruppo è diviso in due diverse strutture. Macineremo presso la trattoria La Bruna. Poco importa, basta che si mangi bene e si dorma meglio. Domani ultima tappa. Wow! Se vi è piaciuto il video o se lo avete trovato interessante, non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale, oltre che a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi percorsi. Se avete domande o suggerimenti, potete scrivermi nei commenti. Ciao, a presto!